Ciao ragazzi, benvenuti ancora una volta in italiano e in Argentina. Bene, sto già pensando ad altri video, ad altri contenuti, quindi oggi pensavo di raccontarvi un po' come va la situazione qui. Vorrei cominciare con coronavirus. Siamo ormai il quinto paese per casi. L'Argentina già è arrivata a un limite abbastanza alto di casi, sia in Capital Federal che nella provincia di Buenos Aires. Fate conto che la maggior parte dei casi sono nella nostra zona, sia Capital che in provincia, però purtroppo sono aumentati soprattutto su certe zone. Poi ci sono stati dei peggioramenti o miglioramenti, e quello dipende da ogni provincia. Questa situazione cambia giorno per giorno, è anche difficile fare un aggiornamento più preciso possibile. Nonostante tutto ciò, si sono riaperti i voli, però c'è sempre un però: solo per alcune categorie lavorative e poi per persone che devono curarsi per malattia o per persone che assolutamente devono andare a vedere un familiare per assisterlo. Gli altri no, per il turismo ancora non è permesso purtroppo, però con la situazione attuale non è neanche il caso di muoversi tanto. È anche rischiosa, perché uno può anche contagiarsi. Continuiamo ad andare fuori con la mascherina, quello sì, però comunque possiamo continuare anche a mangiare fuori sui marciapiedi, con i tavolini, le sedie. La situazione è un po' questa riguardo al Covid. Iliana Calabro? Perché? Aspetta che lo fermo. Poi, altra cosa importante: il dollaro ha già superato circa i 170 pesos, e quindi l'euro sta a circa 180-190, secondo uno dove lo vado a comprare. Però non c'è problema, diciamo, se uno vuole prendere i suoi pesos per spedirli in Italia, almeno fino adesso, o in un altro paese, ok? Questo si può fare tranquillamente. Il discorso è di poter riuscire a comprare questa moneta in forma legale. Mandarli da qua all'Italia, diciamo, è legale, legalissimo, ok? Però comprarlo risulta un po' difficile, perché hanno messo più restrizioni. Ci sono sempre meno persone che possono acquisire le monete straniere, e poi continuano con quelle restrizioni dei 200 dollari mensili, dai quali si decurtano le spese in dollari, non so, Facebook, Netflix, Spotify, tutte queste spese qua vengono tolte. E questo mese qui io ho visto che ho continuato a pagare le piattaforme. Vedevo che erano peso, però vedevo anche che c'erano anche le tasse a parte del governo, tranne in un addebito che ho visto che c'era solo il 35%. Vi ricordate del 35% solidale? Quello, qui vi lascio il video dove spiego del 35% del dollaro solidario. Poi, con le ultime restrizioni, hanno aumentato di un ulteriore 30% per i guadagni, praticamente ganancia, una cosa del genere, una parola che adesso non vi saprei tradurre bene. Quello che importa era il 35% del dollaro solidario più il 30% che in teoria si dovrebbe poter recuperare a partire dell'anno prossimo, con una serie di scartoffie da dover portare alle istituzioni, che una è la AFIP, praticamente AFIP, ANSES, che sono le istituzioni che si occupano di queste cose. Mi correggo, ho fatto casino con il numero, è il 30% del dollaro o euro solidale e il 35% dell'altra tassa nuova. E questo 35% si riferisce a ganancias, cioè i guadagni. Dicono: no, tu stai guadagnando tot soldi, che non è una cifra poi così alta, allora sei un ricco, allora devi pagare
quel 35%, ok? E questa restituzione di denaro, ok, viene solo nell'anno calendario, però solo nel mese di gennaio. Se voi avete pagato quel 35% nel mese di dicembre 2020, allora già nel gennaio del 2021 potete ricevere indietro quel denaro. Fin qua non c'è nessun problema, però se questo 35% qua lo pagate a gennaio del 2021, non potete riceverlo nello stesso mese, o a febbraio, a marzo, lo riceverete a gennaio del 2022. Cosa vuol dire questo? Che è una fregatura, perché l'inflazione è se è al 40%, 45, 50%, avrete perso praticamente la maggior parte dei soldi. Cioè ve li restituiranno, però non varranno sempre lo stesso. E si fa da anno a anno e solo nel mese di gennaio. Allora ragazzi, queste sono un po' le ultime notizie del paese, e con tutto questo casino, con tutte queste notizie nuove, comunque vi dico che tra vivere qua e vivere in Italia le cose sono ben diverse. Io ad esempio dovessi tornare in Italia non saprei assolutamente dove partire. Qua invece c'è, nonostante tutti i casini, le crisi economiche super cicliche, perché c'è, a volte sembra che sia più la crisi che il benessere economico e finanziario, c'è sempre uno spiraglio, c'è sempre quella lucina in fondo al tunnel. Questo per dirvi che no, non vi preoccupate, se avete un'entrata, un ingresso economico in euro o in un'altra moneta, tanto meglio. Mentre se venite qua per lavorare, cercatelo di farlo per conto proprio, ok? È molto meglio, è molto più semplice, non dovete andare a cercare un lavoro se sapete fare delle cose, se siete bravi. Io so che la partita IVA in Italia uno se la poteva prendere solo se non aveva esperienza in certo settore, se mi ricordo bene, correggetemi se mi sbaglio, commentatelo qui sotto, ok? Era una cosa abbastanza ridicola per quanto la pensavo io in quel momento, e non puoi non avere esperienza e aprire una partita IVA che poi ti costa un pacco di soldi, ok? Qui che hai esperienza, con un'esperienza in un settore, fa lo stesso, basta che paghi la partita IVA e sei a posto. Hai anche l'assicurazione sanitaria, che qui si chiama obra sociale, e puoi farti assistere a certi ospedali. Ci sono quelle più alte, quelle più basse, quelle migliori, quelle peggiori, ok? Un'altra cosa, io continuerò a non darvi nessun prezzo in questo canale perché non ha senso. Qui i prezzi continuano a cambiare ogni giorno. Calcolate che qua per comprare un appartamento o un'auto il prezzo è sempre in dollari, non è gestibile la cosa, ok? Allora si fissa il prezzo nel dollaro, che è una moneta più stabile, è una moneta forte da tanti anni in qua, e allora è più semplice da gestire. Per quello non vi do prezzi, posso dirvi più o meno. Adesso un appartamento lo potete trovare a 20.000, 30.000 pesos, 40.000 pesos, dipende dalla zona, dipende da se in città, se in provincia, se in centro. Dipende, ok? Dipende da tante cose. Per le auto lo stesso, dipende anche da chi ve la vende, da se è un'agenzia, se è un privato, o se è messa bene, se è messa male, se ha tanti chilometri. Cioè, vi dipende da tante cose. Lo dico per fare un piccolo chiarimento. E con questo, parentesi chiusa, questo video un po' più lungo, così per spiegarvi un po' di cose, e più avanti tornerò un po' ai miei contenuti normali che sto facendo ultimamente. Ho delle idee nuove, sto cercando di spremere un po' la mente per fare dei video interessanti che vi possono piacere. Mi raccomando, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, naturalmente commentatemi, datemi dei consigli su cosa posso produrre anche di video, di contenuto. Sono qua anche per questo, a parte il mio lavoro, ok? Ovviamente, seguitemi su tutte le reti sociali e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!